Quando si sale dalla provincia di Novara, una delle mete preferite è sicuramente la Valle Vigezze. Noi con Automobile Club percorriamo tutte le mete, anche se sono fuori dalla nostra giurisdizione, ma la Valle Vigezzo merita un'attenzione particolare. Noi ci eravamo sentiti e visti lo scorso anno quando proprio lei, Verando, disse c'è una ripresa nel mercato immobiliare. A distanza di un anno possiamo confermarlo? Sì, direi di sì. Diciamo che abbiamo venduto qualcosa, qualcosa si sta vendendo, la richiesta è molto alta, purtroppo le conclusioni non sono proprio così fiorenti, però è molto migliorato, diciamo, a confronto agli altri anni. C'è ancora un particolare, che ci portano ancora tanta roba da vendere, dunque il prezzo è un po' stabile, non è proprio fiorente fino adesso, è stabile, sì che speriamo sempre bene, però la richiesta c'è, questo è già un buon segno. Ma la richiesta va soprattutto sull'immobile già costruito, sul ristrutturabile, sulle baite, sugli appartamenti? Allora, la richiesta maggiore è stata questi due anni indietro, anche questa primavera, villette. Tutti vorrebbero una villetta piccola, vorrebbero le villette. Poi, naturalmente, chi non può arrivare c'è l'appartamento, più o meno, preferibilmente non in condominio, però purtroppo se non c'è altro vanno in condominio, perché magari sono anche belli, insomma, è un po' così. C'è anche da dire che la Valle Vigezzo è molto estesa e soprattutto una cosa molto curiosa è che solo in Santa Maria Maggiore ci sono un mare di agenzie, ma allora c'è lavoro per tutti? Direi di sì, che tra di noi non ci diamo fastidio, perché ognuno ha per la sua strada, poi io collaboro con tutti, diciamo, questo è il mio motto. Poi addirittura ho l'Agenzia Immobiliare Italia, che è mia figlia, quello collaboro anche con lei perché è normale. È così, diciamo che anche per il cliente è un valore in più, perché uno può venire qui, uno può andare là, siamo sempre la stessa cosa, insomma, anche se siamo separati. Ornella Margaroli collabora con Verando Tanferani in questa agenzia. Com'è l'approccio con la clientela? Mi dicono soprattutto sta andando molto bene Facebook. Certo, io a volte metto su questo sito metto diversi immobili e mi è capitato che diversi clienti mi hanno contattato e sono riuscita appunto a vendere qualche casetta Verando. Naturalmente c'è il ribasso degli immobili, naturalmente c'è sempre l'accordo, il prezzo poi a volte lo fa il proprietario, ecco, oppure lo fa chi acquista. Però comunque devo dire che non ci va male, siamo contenti, poi collaboriamo un po' con tutti e si va un po' tutti d'accordo. Basta avere, io secondo me, per un'attività avere un bel modo di fare, questo aiuta, tutto aiuta. Per concludere, stiamo concludendo ahimè anche l'estate, perché quando andremo in onda l'estate starà per finire. Qual è il futuro che vi aspettate nel nuovo anno, l'inverno, l'autunno? Allora, come ad esempio l'anno scorso ci è capitato che sembrava una cosa, diciamo, insomma, magari negativa, invece è stato positivo l'inverno, anche l'autunno, perché sono venuti ad acquistare magari anche solo qualche rustico, però il mercato, diciamo, che per noi è ripartito, forse magari perché Verando è abbastanza conosciuto, non lo so, comunque da noi vengono, non posso dire che non sia andata bene, insomma, dai.